Il nuovo complesso ospedaliero Area Metropolitana Sud di Ancona finalmente diventa una realtà. Lo annuncia il presidente della regione Gianmario Spacca nel giorno in cui il ministro della Salute Beatrice Lorenzin fa visita al geriatrico IRCA in via della Montagnola. Un tour cordiale tra i pazienti per vedere coi propri occhi la situazione di una struttura vecchia che ospita un centro di eccellenza nazionale e che si trasferirà nel nuovo ospedale di rete una volta finito. Sicuramente anche una struttura ospedaliera più forte, più moderna sarà di aiuto. Per quanto riguarda invece una questione che è nazionale, cioè quella dei finanziamenti, se non si capisce che gli IRCS sono una struttura scientifica che deve essere valutata anche in merito in modo quantitativo e qualitativo, è evidente che poi i fondi si disperdono. Spacca detta i tempi per il termine dei lavori, luglio 2016 per un totale di 790 giorni. Dopo la consegna dei lavori avvenuta a fine aprile alla ditta aggiudicatrice, la CESI, la prossima settimana inizieranno le attività di accantieramento, le recinzioni dell'area, 45.000 metri quadrati, pulizia del terreno, sminamento, posa delle baracche. La prima settimana di giugno poi è prevista la posa della prima pietra di un'opera che dovrebbe rendere le Marche ancora di più punto di riferimento per le politiche della longevità. Mi sto dedicando molto, in modo molto forte, a predisporre un sistema di riforme che renda sostenibile il sistema sanitario nazionale per i prossimi anni, soprattutto per la popolazione anziana. Il ministro Lorenzin tornerà ad Ancona sabato prossimo, stavolta per visitare il Salesi, struttura che dovrebbe trasferirsi a Torrette, non senza polemiche. Vicende molto molto marchigiane. Poi aggiunge, in linea di massima, le strutture ospedaliere devono essere chiuse o accorpate quando siamo già pronti per la fase successiva.